Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Siediti o sdraiati in un posto dove sai che non verrai disturbato. Ritagliati il tuo tempo, il tuo luogo personale, di calma, di pace e di meditazione. Indossando abiti comodi o semplicemente togliendoti gli abiti più stretti. Sistemati in una posizione confortevole e facendo un primo respiro profondo, chiudi lentamente gli occhi. Lasciati andare e affidati alla mia voce. Acconsenti al rilassamento di emergere. Fra qualche istante inizieremo la meditazione. Ti ricordo che non vi sono regole per svolgere questo esercizio. Sei libero o libera di sentirti o essere come preferisci, esprimendo te stesso in tutte le tue forme. Non vi sono vincoli di tempo e potrai interrompere in qualsiasi istante se lo desideri. Lascia che questo momento sia un piacere e non un obbligo. Lascia che la tua anima possa nutrirsi dei concetti che preferisce, senza obbligarti ad imparare tutto a memoria. Respira, chiudi gli occhi e lasciati andare. Iniziamo. Vorrei cominciare dicendoti che discutere è normale per gli esseri umani. Lo è anche per gli animali. Certo, vi sono differenti forme di coscienza, alcune più risvegliate di altre. Ma almeno una volta sarà capitato anche a te di aver trovato da dire con qualcuno e che ti sia portato delle sensazioni spiacevoli con te anche dopo l'accaduto, da solo, con te stesso, a rimuginare sulla risposta migliore che avresti potuto dire, ad ascoltare nel tuo corpo quello stress e quella tensione che sembrava non andarsene più. È anche possibile che per qualcosa che ti hanno detto in passato, ancora oggi soffri e vorresti far cambiare idea a quelle persone e far credere loro quanto tu in realtà sia migliore. È normale. Non è un giudizio. Non giudicarti. Guardati con amore e compassione. Tu non sei migliore di quello che pensano. Tu sei perfetto. Tu sei perfetta. Un libro chiamato Un Corso in Miracoli dice:
Vuoi avere ragione o vuoi essere in pace? Una domanda che porta silenzio, riflessione, completa resa dinanzi alla più pura verità. Ogni volta che ti impegni a far ricredere qualcuno, a convincere qualcuno di quanto si stia sbagliando e di come tu abbia ragione, stai in realtà calpestando te stesso, privandoti della meravigliosa sensazione di amor proprio e serenità interiore. Questo perché il più delle volte non è possibile far cambiare idea alle persone. E non perché sia difficile o perché tu di preciso non sia capace, ma perché ognuno di noi è l'unica persona in grado di pensare all'interno della propria testa. Per quanto la tua mente sia capace di immaginarsi di entrare nelle convinzioni delle altre persone e riscriverle a proprio piacimento, questo non è possibile. Le persone cambiano idea solamente quando sentono e vedono la verità con il cuore, non con le orecchie, non con gli occhi. Ci hanno cresciuto dicendoci: non farti mettere i piedi in testa, con l'idea di non permettere alle altre persone di pensare di essere più forti di noi. Per quanto sia importante per la sopravvivenza a livello fisico, questo non è un bene per la tua anima, per la tua sopravvivenza spirituale, per la tua serenità. Ci sono concetti che purtroppo non è possibile riassumere ad un bambino. Ed è per questo che dopo i numerosi errori inconsapevoli siamo tenuti a trascenderli, comprendendo a fondo il significato di alcuni concetti e vedendo la verità oltre le apparenze della mente. Quando ti viene detto qualcosa, potrebbe essere un'offesa o un complimento o una semplice affermazione. Come prima cosa potresti verificare se sia vero, chiedendoti: ciò che ho appena ascoltato è qualcosa che rispecchia la verità? Guardandomi con gli occhi della mia anima, sento che le cose stanno come è stato detto? Se sì, allora semplicemente prendine atto o impiega le tue energie al meglio, come ringraziare o fare qualcosa che possa farti sentire meglio. Se invece ciò che è stato detto non è la verità, non hai bisogno di reagire, poiché reagendo non farai altro che abbassarti al livello dell'altra coscienza e discutendo di quanto non sia vero con una mente la quale non avrà la minima intenzione di convincersi del contrario ascoltando le tue parole. Sii trasparente alle affermazioni che non sono vere. Dopotutto, la finzione non è in grado di ferirti. Come potrebbe ferire la tua anima qualcosa che non esiste? Non reagire e semplicemente sorridi. Vai oltre. Oltre verso qualcosa che possa nutrire la tua anima e accrescere il tuo benessere. Fai un respiro profondo
inspirando un'intensa sensazione di comprensione e rilassamento, ed espirando qualsiasi elemento o immagine che non faccia parte del tuo essere. Rimango in silenzio per qualche istante. In questa quiete l'acqua si placa, vedi attraverso, chiara comprensione. In questo istante vi è pace, ti liberi da ogni attaccamento, i pensieri superflui si dissolvono, e non rimane che la tua limpida presenza in uno stato di meditazione, qui e ora, adesso. E grazie alla tua consapevole presenza, sei in grado di tramutare la negatività che ti circonda in un'ulteriore presenza, elevando le anime intorno a te in uno stato di quiete simile al tuo. Un altro respiro profondo, la meditazione è terminata. Mi auguro che la pratica ti abbia illuminato o illuminata, e che tu sia riuscito a generare delle piacevoli sensazioni. Ti ringrazio di cuore per l'ascolto e per essere stato qui con me per tutto il video. Un grazie caloroso anche a tutti gli abbonati, in costante crescita. Grazie davvero a tutti. A presto. Namaste.